Grazie ragazzi, al vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video. Quest'oggi siamo qui su Minecraft Stoneblock e non chiedetemi il perché, ma sto andando veramente a pochi FPS, a 7, 3, 9, quindi veramente veramente pochi. Devo trovare il modo per sistemarle in qualche modo. Proviamo con in questo modo. Ok, guarda, nuovamente drop auto. Problema è che ok, un pochino sembrerebbe sta andando meglio. Ora, quest'oggi dobbiamo andare avanti con questa. Negli ultimi video abbiamo finito i solar panel, quindi direi tranquillamente di andare alla parte di array e del reactor. Innanzitutto andiamo a vedere quanto chiede per craftare il reactor. Questa è... Tu cosa sei? Perché mi torni qua? Ah, ok. Ah, quindi quello completo, tutte queste cose qui, ok. Ok, innanzitutto reactor casing, se li vedo. No, tu non sei. Quale? Quello classico, il casing. Che ne devo fare? E 3. Però intanto la cosa migliore che posso fare, ad esempio da qui, se me va, appunto. Ah, ne devo fare qualcuno. Ok, innanzitutto devo fare questo qui base. Tu sei grafite. Ok, quindi meno male che ne ho fatte un po' di grafite. Cosa mi manca? Cosa mi manca? La redstone. Penso che comunque... Ok, si è caricato. Ma mi vedrà sempre un problema qui il lag, quindi fammi vedere. Ok, forse ora dovrei andare ancora meglio. Tornato a 10. Intanto vado a prendere, qui ce l'ho il cibo. No, mi sembra proprio di no. Ok, penso comunque una decina li posso fare tranquillamente. Sì, anche perché ho finito la grafite. E giusto e curioso, devo andarmi a vedere la grafite come, dove, appunto, perché mi serve cucinando. Mi serve semplicemente il coal. Ok. O charcoal. E quindi andando a cucinare un bel po' di blocchi dovrei andare a posto per un po'. Ok, quindi direi qua intanto di liberarti un po', perché a quanto pare... Ok, infatti si è riempito qui sopra e non è che mi piace tanto l'idea di vedere esplodere la cesta o cose del genere, che o che comunque mi sbuca fuori tutto.
Ok, quindi per il momento dovremmo essere, non dico che dovremmo essere a posto, ma dovremmo andare meglio. Comunque, mi rimane mezza cesta libera. Ok, quindi posso prendermi un po', anche un po' di cibo. Vero, sono comunque beetroot, è vero che non è che danno molto cibo, però è anche vero che in questo modo dovrei stare messo, diciamo, discretamente. Ora mi serve. Ok, ognuno me ne dà 4, quindi ne ho fatti 48, quindi per un po' starei messo meglio. Ora, infatti 32 me ne servivano. Poi reactor redstone flux. Tap si chiama? No, sì, power tap. Quindi power tap, perfetto. Quindi me ne servono 4 e la redstone. Il controller sicuro che mi servirà. E poi devo. Ah, non ne ho più 32. Ottimo. E access porta. Che ne devo fare 2. E infine fuel rod. Che me ne servono 3. Ok, dovrei essere a posto così, in teoria. Appunto. E questa missione l'ho completata. Ora devo vedere per quanto riguarda gli array. Che devo arrivare a partire da quello di. Non c'ho nulla, immagino. Allora, mica che non so come si fa. Resonanza. Ok, quindi questa cosa è una parte che non so. Ok, questo è il Chainsy Cube, quello gigante. Tu, cosa di Extreme Reactor? Ok, non ha un. Non vedo una cosa che. Ok, usano lo Yellorium e il cianide come. Penso come fuel. Ok, questa cosa qui me la devo un po' studiare. Però direi di andare tranquillamente avanti con. Come per fare, diciamo, altre me le devo studiare per poter andare. Ora, direi tranquillamente di vedere. Ok, storage disk. Magari in qualche modo possono. Anche se so che comunque c'ho quelli già 64. Penso in qualche modo saranno utili. Ok, non ho nulla. Sicuro questi. Sicuro il vetro mi servirà.
perché poi mettendo i due pezzi di vetro qui sopra, in teoria dovrei andare meglio. Ancora non riesco a capire il perché di così tanto lag. Aspetta, tu qui sotto cosa vuoi? Tu come ti fai? Ok, comunque qualcuno. Ah, ok, giusto 8 riesco a farne. Quindi, ok, per il momento ne ho 3. Poi tu come ti crafti? Ah, ottimo. Non ho. Ok, non ho il silicon, non ho, ce l'ho di qua, quindi. Quindi diciamo che non dico che sto a posto, però mi sa che giusto due ne riesco a fare. Ok, qui c'ho altra roba, qui c'ho il blocco di quarzo. Da te, posso tornare indietro? Sì. Ok, posso tornare tranquillamente indietro. Suppongo che facendo in questo modo dovrei riuscire a ottenerne un po' di più di. Ok, un po' di più, un bel po' di più. Ok, sì, con. Allora, con il primo dovrei andare tranquillamente a fare quello da 1K. E la missione è completata. Ora posso andare da quello 4K. Ovvero che è questo qui. Il procedimento è pressoché identico. Ok, devo fare comunque tanti di quelli da 1K. Ok, 15 penso che vadano più che bene. Me ne vado a fare giusto un paio che non si sa mai. Quindi 4K, devo tornare di qua. Tu come ti fai? Ok, e quindi devo in ogni caso tornare a prendere un po' di silicon. Siamo messi a 40 pezzi. Ok, direi che non è vero, non sono tantissimi, però è pur vero che diciamo che stiamo messi abbastanza bene. Ok, ributto tutto qui. Vediamo. Uno solo riesco a fare. Ah, ecco perché. Perché non li ho lasciati là. Perfetto, 5. Vado a mettere qui per avere quello da 4K. Quindi che contiene 4000 item. Noi qui abbiamo quello da. Abbiamo quelli da 64K che andrò a prendere dopo uno senza che. Se ne vanno troppo. Tu. Ah, ecco. Ora, sicuro. No, non volevo andare di qua. Volevo
benzinere qui. Ok. Ah, ok, questi quindi non è tanto difficile da avere, da farmare. Quindi a posto. Ora, torniamo a quelli da 16K di Storage Parta. Improvo il processor, che vado sicuramente a fare subito. Ok, dovrei essere a posto per farmare questo da 16. Ok, tanto me ne basta uno. Ok, con te dovrei essere a posto e devo fare quello da 64 che ho qui, quindi me ne vado a prendere giusto uno. Ok, non ti ho preso te? Ok. Ora ti vado a ripiazzare dentro, tanto tanta roba, tanta memoria qui comunque ce l'ho, quindi non è quello un problema. Ora possiamo andare a fare il security manager. Dovrebbe essere un, eccolo qui. Ok, machine frame. Ok, sì, ho tutto. Non è quello? Quello che devo fare? Ah, è questo qui. Infatti non ho tutto quello che mi serve. Ora me ne faccio giusto due, che ok, di questo ho qualcosa? No. Allora ne devo fare tre, quindi in totale il ragionamento è lo stesso, però ne dovrei avere da qualche parte dello slime, sì, appunto. E quindi ok, da qualche parte ho delle slime e invece di qua ho delle stringhe. E poi il fatto di avere di qua tranquillamente un altro crafting table è molto molto utile come cosa. Non so perché mi ha dato ora l'achievement quello lì, perché ne ho fatti, nel senso li ho fatti ora, cioè li ho fatti pure prima di là. E tu? 4K storage part non mi serve, quindi ti rivado a piazzare dentro. Ovviamente questi ora li vado a ricuocere. E in questo modo no, ne riesco ad avere, ok, uno stack e 16. Ora torniamo, no, non a te, bensì ah, ok, così semplice, me ne servono due per ognuno, quindi facendo, dovendo ne fare due per ognuno, sono tre, quindi ne devo fare 6, 4, 5 e 6. Ora devo andare a fare questo. Ora per fare questo qui dovrei essere a posto per farne tre. Sì, esattamente. E infine posso fare il security manager che andrò a mettere qui sopra. E
e quindi missione completa. Ora andremo a fare wireless grid, però prima di fare quello, ok, vado ad aprire un po' di roba, ok, non ok, le cose sul planner potevano uscirmi tranquillamente prima mentre cercavo di farlo, di farli gli ultimi episodi. Ok, ho liberato un po' di memoria, quindi direi che posso tranquillamente mangiare. E potremmo andare avanti con lo wireless grid. Ah, ok, quelli saranno quelli classici. E cos'è? Ah, il grid ora normale, perfetto. Forse mi sa che mi mancano. Ok, infatti. Construction core, lo posso fare? Sì. Uno. E distraction core. E non ho il quarzo. Andrò a prendere da qui. Ok, di nuovo pieno tu, infatti, come immaginavo. Ok, per un altro po' dovresti essere a posto. Lag a parte, dovremmo andare tranquilli. Ok, tanto me ne serve uno per il momento. Eccoli qua. Ok, in teoria dovremmo avere tutto per fare il grid normale. Tetti di riposo. È tutto per fare il wireless grid. Ok, diluttiamo. Questo non penso che potrò mai farla di missione perché alcune cose non diciamo, sono sparite. No, fluid. Serve il wireless crafting grid. Ora, eccoli qua. Ok, quindi devo trovare il crafting. Come devo fare il crafting grid? Che è lo stesso modo, quindi dovrò fare una grid. Anzi, in questo modo me ne vado a fare un paio che sono sempre utile, meglio una in più che una in meno. Quindi stessa cosa riguardo di qua. Ok, un'altra grid fatta. E ora dovremmo avere tutto. No, non abbiamo tutto perché dobbiamo fare il crafting grid. E ora, ok, ora dovremmo avere tutto. Infatti. E questa sezione l'abbiamo finita. Anche perché, detto, non possiamo andare avanti di là perché non c'è più l'item, quello che ci serve. Allora, non so se riesco ad andare avanti con la cosa. Transmutation table, cosa chiede? Ok, sono 11 pagine, quindi in teoria di qua dovremmo
vederla prima o poi. Eccola qui. Ah, ecco. Un bel po' di roba, quindi nulla, niente da fare. Però ora volevo innanzitutto aprire quei due. Tu devi mettere qua. Ok. Ok, quindi funzioni sempre. Il controller forse serve. Aspetta. Ovviamente immagino che qui ti devo risvolare di nuovo. Infatti. Ora, in teoria dovremmo andare tranquilli, credo, perché allora, dice che vi manca il controller. Per caso il controller è uno di questi? Tank MS Security Terminal. No. E no, il controller è questo qui. Forse è questo. Quindi zona reactor. No, non credo reactor che sia questo. Perché altrimenti, nel senso, ce l'avrei. Cioè, su di due mode diverse. Perché una è dell'Extreme Reactor. Tu sei del Refine Storage. Quindi RF Tool. No, non è. Eccolo qui. Che questo ho capito qual è. No, non è dell'RF Tool. Eccoli qua. In teoria dovrei avere. Ok, mi manca il. Ok, penso che semplicemente cuocendo te dovrei. Ah, ok, perfetto, non ti puoi cuocere. Allora tu. Come ti vai? Come ti devo craftare? Ah, ok, quello classico. Ok, quindi basta tranquillamente prendere e mettere qua. Eh no, c'è loro il controller. Quindi è normale che non piccone l'avrò messo. Da qualche parte ci deve stare il piccone. Piccone, piccone, eccoli qua. Ok. Ora da qui devo controllare. E se io il manager lo vede il controller? Quindi. Controller not found. Ok, ora. Ok. Ah, ok, quindi devo cliccare sopra il tasto. Col tasto destro. Ok, wireless transmitter.
tu sei della refined storage. Ok. In teoria, no, se io Richard non mi interessi. Ok, tutto refined storage. Ok, il 90% di cose è della. Ok, quella è orange. Crafting grid. E non. Non mi interessa. Eccolo qua. Ho bisogno proprio di te. Lo mettere qua? No. Un keyboard. Ok, quindi in teoria qui. Allora, qui da qualche parte dovrei avere dei cable. Perché non mi carica la roba, ecco, infatti. Reader, instructor, eccolo qui. Quindi in teoria se io piazzo te qua posso piazzare te sopra il cavo. Un keyboard e li ho fatti keyboard. E no, non ti fa piazzare. Ok, qui sembrerebbe semplicemente, no, semplicemente painting machine. Un cable, ok, importer. Forse con l'exporter. Tanto approfitto, vado a vedere pure su internet. Allora, in teoria con l'exporter, se ho capito bene il funzionamento. Writer, no, reader, destructor non è. Vediamo l'exporter. Forse in teoria. Puoi finirlo. Sparire il coso. Ah, eccoli. Ok, e tu in teoria. Oh, eccola qui l'antenna. E ovviamente mo ti devo caricare. Perché altrimenti non vai a funzionare. Ok, tu riservi finito infatti. Ora, in teoria non dovrebbero
non dovrebbe consumare troppo come energia, infatti veramente veramente poco. Ora voglio provarle. Mi metto comunque qui vicino per non Ok, tanta roba questa, perché stando in giro possiamo tranquillamente craftarci e prendere le cose da qui dentro. Quindi veramente veramente tanta roba come roba questa. Anzi, ci va veramente tanto di lusso. Meno male che abbiamo fatto ora, vero, abbiamo fatto solo ora, però questa va molto molto bene. Allora, direi che per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivervi al canale e mi raccomando, lasciate un commento. E mi raccomando di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.